Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Rise of the Tomb Raider. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Quindi, momento. Vediamo un po' di... Ah, dai. Questi documenti, Lara perché continua a ci crearci stanno. difficoltà. Ha radunato il popolo della valle e l'ha aiutato a ottenere una serie di vittorie. Mi piacerebbe farle capire che si sbaglia, che le sue idee di moralità sono errate. Il mondo è troppo imperfetto per delle soluzioni temporanee. Un eroe solitario non può salvarlo. L'idea di rivelare al mondo l'esistenza della sorgente divina è ridicola, oltre che pericolosa. Pensavo di poterla convincere a sostenere la Trinità, ma ora non più. Io e lei siamo unite. Abbiamo un legame, ma ora credo che non ci sia altra scelta. Bisogna fermarla. E io so che si può fermare. Ho fermato persone più forti di lei. Perfetto. C'è anche quello lì da raccattare eventualmente, cosa che faccio anche perché non so se abbiamo... No, ecco, ce l'avevamo già. Occhio qua. Ok. Va bene. I documenti, ragazzi, li prenderemo tutti quelli che troviamo perché è giusto così. So che magari rende il gameplay un po' più lento, però... Deve essere quello. Fa parte della storia, fa parte del gioco, quindi saltarli non mi sembra il caso. Ora sono in vantaggio su Anna, ma non capisco esattamente cosa stia succedendo qui. Qualcos'altro vive nell'oscurità di questo posto. Ma devo continuare. Mi sono spinta troppo avanti. Anna crede di conoscermi. E da un certo punto di vista è anche vero. Ma non sa tutto. E finché continua a sottovalutarmi, potrei ancora avere la meglio. Ok, vediamo anche un po' le armi, se c'è qualche potenziamento che ci può tornare utile. Questi archi, ok, questo fa più danni, però ci è utile questo qui. Onestamente... Perché per quanto... Vabbè, questo qui ancora meno. Questo fa molti più danni, però è durata tensione, cadenza tiro, velocità tensione a quel punto. E poi forse andrei... Non so se tipo un pazza. Ecco, velocità ricarica. Però spendiamo tutti quelli che ci potrebbero anche servire. Consente di forzare quasi istantaneamente le porte forziere. Ecco, facciamo questo. Almeno spippoliamo più velocemente, ok. Amante delle armi. Un vecchio affresco. E quelli sono contenitori di fuoco greco. L'esercito di mortali del profeta, armato con il fuoco greco. Erano quasi invincibili. Ok, allora. Anche perché nel tempo ha preso connotazioni un po' più action, ma vecchi Tomb Raider erano Quello maggiormente dove? Oh no. ricerca. Mazza quanta gente è morta. Ricerca, tombe e esplorazione. Occhio. Lasciatemi, prego. Lasciatemi andare. Chi può averlo fatto? Non lo so, qui dentro ci sono anche gli Il immortali, diavolo è. invece. Questi contenitori. Quei contenitori sono ancora pieni. Se potessi dar loro fuoco. Sono ancora pieni di fuoco greco. Sì. Chissà se brucia ancora. Allora, in realtà vorrei provare direttamente così, magari, ecco, senza spendere quello... Cos'altro? Quante ne abbiamo? Facciamo queste di fuoco che ci possono tornare utili. Alcuni credono che il profeta sia il figlio risorto di Dio, ma lui non afferma niente del genere. Altri vedono le sue azioni come miracoli, ma lui rifiuta queste definizioni. I suoi seguaci vedono nella sua umiltà la verità del suo messaggio. Il cambiamento sta arrivando.
Mi sono tolto i segni del mio ceto sociale e sono devoto al profeta. Diffondo la sua parola e converto altre persone del mio ceto alla sua causa. Ma questo ha fatto infuriare le alte sfere e ha richiamato l'attenzione della Chiesa d'Occidente. Qua mi sa che ci fanno il culo. Questo esplode, ma qui non credo che ci serva. Cerchiamo di passare qui. Allora, visto che ci sono tutti questi cosi che esplodono, secondo me qua ci inchiappettano. Solo questi ci stanno. Aspetta, Lara, c'è prima qualche pietruzza da raccattare qui. Andiamo con... Niente, non ci serve. Vabbè. Allora, facciamo che... Oppela. Guarda, sti bastardi. Ma secco cosa? Dai, è così. Vaffanculo, va. Merda. Momento. Vai di pompazza. Beh, siamo un po' lontani, ma questi si avvicinano, siccome... Bella. Ah, c'è rimasto solo quello. Scusi, eh. Anche questo fucilazzo non è male, eh. Ci garba. E ce le prendiamo. Anche quello che possono darci questi. Ci danno un sacco di cose utili noi. Qui. Sì, perché comunque questi oggetti, ragazzi, a parte le munizioni, ci servono per avere la possibilità di migliorare le nostre armi quando ci lasciano cose utili. Subito. Dai, è così. Perché c'è questa cosa che esplode. Panico. Aspetta, va. Lo do io il fuoco di copertura. Basta che vieni qua. Giovine, addirittura è andato oltre. Aspetta che ne arrivano altri. Metto qua, almeno capisco da dove mi stava mirando, no? Cazzo, aspetta. Una molotov. La...
almeno questo ci aiuta per... Si vede un cazzo, è tutto incendiato qua dentro. Merda. Con quanta leggiadria è morto con quel piedino così da ballerina? Ok. Ok. Non ci dimentichiamo niente. Vabbè, questo ci serve eventualmente per creare un po' di panico. Trova il modo di uscire dagli archivi con l'Atlante, è una parola. Questo posto potrebbe saltare in aria. Devo sbrigarmi. Sbrighiamoci. Qui, l'ho trovata! Merda, occhio che c'ha. Cazzo, il lanciafiamme. Vai, vai. Merda. Ho capito, ma... Il problema è... Aspetta, non possiamo risalire? No. Taglie. Vai, vai. Ok. Dagliela. Dammi la tua. Autorespiratore, ok, così almeno consente all'aria di restare sott'acqua per un tempo illimitato senza subire danni, grande. Quindi adesso possiamo spippolare nei meandri degli abissi. Qua magari andiamo sportiveggianza, anche perché facciamo prima. Scusi, eh. Ok. Dovrei aver trovato un'uscita. Sì. La statua è instabile. Dovrò usare il fuoco greco. Allora. Possiamo partire subito con la pistolazza. Sì. Ancora no. Devo solo togliere gli ultimi supporti. In realtà sono dall'altro lato gli altri supporti, quindi dobbiamo vedere come possiamo fare. Devono esserci altri contenitori di fuoco greco da usare. Devo solo trovarli. Sì, dovremmo poterlo portare lì. Quello cos'è? Devo prima trovare un contenitore di fuoco greco. Un momento. Altri contenitori di fuoco greco. Ce ne sono tantissimi. Vediamo se si può funzionare. No, devi attaccare a questo, cazzo. Vabbè, allora famo così, forse riusciamo a aprirlo a mano. Sì. E ora. Aspetta, non cadere. Perfetto. E adesso, a parte il sorcio, dovrei cercare di tirare quello lì in modo da farlo girare. Presumo, eh. Piano. Ok, allora. Dobbiamo bilanciare le due cose, altrimenti non gliela fanno. No. Quindi attacchiamo questo dall'altro lato. Poi non so però se lo riesco a far girare, onestamente. Mi di sì. Aspettate, dobbiamo far girare di nuovo quello. In modo tale che poi si mettono entrambi
Ok. Piano. Perfetto. Adesso posso tirare questo. Ce n'abbiamo uno dall'altro lato. Linea teorica. Salito. Ok. Piano. Vediamo se riesco a staccare la corda, poi buttarlo qui. Sì. Ok. No, no, cazzo, vai. Ce la fai a spingerlo? Ok. Vediamo un po'. Manca ancora una cosa da fare. Aspetta. Siamo. In realtà ce n'è anche un'altra dall'altro lato, però. Sì. Rimane ancora un solo supporto. Che naturalmente da qui non riusciamo a far saltare, quindi presumo dobbiamo fare il giro dall'altro lato. Vediamo un po'. Penso ci sia un meccanismo simile anche di là. Mi servirà un altro contenitore. Beh, l'aspetto con gli enigmi non è male. Allora, ci piazziamo qua. In realtà vorrei vedere. Abbiamo anche un altro punto abilità. Diciamo, quelli di caccia sono quelli un po' più fighi. Qui cosa abbiamo? Sopravvivenza. Raggio d'effetto e l'esplosione. Sì, ci piace. Dopodiché andiamo in armi, perché il fucilazzo che abbiamo usato, sapete che non mi dispiace per niente. Però se riusciamo... Ah no, non posso metterci niente. Vabbè, allora aspettiamo. Allora, possiamo passare da quest'altro lato. Un po'. Dovremmo farlo scendere da lì per farlo andare nell'ultimo supporto. Mi servirà un altro contenitore. Ci stanno un po' di sorci. Cerchiamo di vedere dove stanno qua i contenitori. Eccoli là. Devo prima trovare un contenitore di fuoco greco. No, il contenitore lo abbiamo trovato. Poi dobbiamo capire come... Ok, questo va qui dove si blocca. E eventualmente io posso far saltare questo direttamente col contenitore. Così magari il prossimo passa. Ecco. E in teoria il successivo potrebbe andare. Però lì ci sono anche quelli, quindi... C'è una cosa. Spostiamoci dall'altro lato. Non credo di aver finito qui. No, lo so. Però da qui possiamo poi scendere. No, secondo me sti cazzi. No, perché ho visto quello dall'altro lato dove ci possiamo agganciare una corda. Secondo me potrebbe risultare anche inutile. In teoria ci passa. Forse no, dobbiamo agganciarlo lì per fargli passare questa zona. È possibile? Sì. Perfetto. Allora, dovrei arrivare io dall'altro lato, però. Vabbè, penso che non affoghi. Ok. Se fosse più veloce la corrente, invece... No, va bene così. Ok. Ora ci mettiamo qua. Sperando che funzioni. Tiralo di qua, tiralo di qua. Ok. Adesso possiamo staccarlo. E forse io. Ci sono anche delle monete, tra l'altro. Perfetto. La
La statua si è piantata. No, le monete devo prendere, cazzo. Maledetta. Questi sono immortali, lo sa. Questi ci spaccano il culo. Damo se. Occhio. Merda. Dove cazzo sto? Ah. Dai che questi ci sfrecciano in faccia. Mi ha lanciato di qua perché secondo me dobbiamo andare di là, non è vero. Ah cazzo, aspetta. Sì, dovevamo lanciare il rampino. Vai di rampino. Ok. Vediamo se... Pure qua c'è un rampino, sì. Aia. Poi da qua dove cazzo? Tutti sti giri dobbiamo fare, in pacci vostra. Occhio. Merda. Ci sono. Ci sono, una parola grossa. Occhio. Per qua esplode tutto. Eccolo. Stiamo prendendo fuoco. Merda. Vabbè, abbiamo comunque trovato un modo per andarcene. Magari non sarà stato il migliore. Jacob, ce l'ho fatta. Sono uscita. Lara, grazie al cielo stai bene. Porta l'Atlante nel nostro osservatorio sulle montagne. Arrivo. Andiamo, va. Occhio agli spuntoni, che qua. Andiamo giusti? Non lo so, spero di sì. Ok. Insinuati, insinuati. Ok, ci siamo ciulati l'Atlante, siamo sfuggiti agli immortali. Forse. E la Trinità, erano tutti leggermente morti. A parte quelli che ci hanno provato a ciullare. No, guarda, le monete, cazzo. Cos'altro? C'è un po' di roba da raccattare qui. Vediamo che troviamo. Ok. Adesso è molto più veloce, parte di fucile pesante, basculante. Vabbè, ci stiamo lasciando indietro un po' di cose, però, secondo me. Costruzione di una grande città. Sì, sono tutti uguali sti cose, allora, scusi. Lara. Tutte le stesse cose. Lara, sei lassù! Jonah, sei tu! Tesoro, sei viva! Lo sapevo! Santo cielo! Jonah, tesoro, ci non fai? Ci allarghiamo. Sono qui sopra in una specie di fortezza. Devi ringraziare Jacob. Lui e i suoi mi hanno trovato mezzo morto nella tondra. Non posso credere che tu sia venuto a cercarmi. È così difficile da credere. Questo l'abbiamo visto due minuti all'inizio del gioco. Non avrei potuto lasciarti da solo. Sto arrivando da te. Non ti muovere. Non ci penso neanche. Stai attenta. Ci eravamo persi tra le montagne. Dai, caccia sto cazzo rampino. Ok. Valle geotermica. Trovo una strada per attraversare le montagne e arrivare all'osservatorio. Allora, intanto... No, non è vero. Momento, diamo un'occhiata. Com'è la valle? Sa niente in fiamme, non si sa mai che magari quelli della Trinità hanno continuato a fare razzia.
Ma questo? Salve. Mi dispiace se... Ma si può scendere da qua? Lara, dimmi. Sono felice che tu sia ancora tra noi. La valle brulica di invasori, ma dove possiamo, li stiamo respingendo. Se vuoi darci una mano, sei la benvenuta. Sappiamo che possiamo fidarci. Ok, vabbè, se posso magari qualcuno me lo ammazzo in amicizia. Dai, eh. Ok, allora. Momento. Vediamo un po'. Ah, vabbè, dobbiamo arrivare qui vicino, non è che... Vicino, a parte che dobbiamo dribblare la montagna, però... Ah, ma neanche, forse. Cos'è una trappola questa? Sembra di sì. Che fa, ci ingabbiano? Scusate. Ragazzi, state facendo passi da gigante. Credo che alcuni di voi un giorno saranno dei buoni cacciatori. Ma è qui che iniziamo a separare il grano dalla pula. Oggi, mentre il sole è alto in cielo, braccheremo un cervo. La carne, la pelle, le corna e persino le ossa servono per il nostro sostentamento. Dovete rispettare il cervo, perché è vicino a Dio quanto noi. Andate a cercarli vicino a dove dormono, dove l'erba è schiacciata, o vicino ai cespugli di bacche dove mangiano. Colpiteli bene senza far loro sentire un attimo di paura o dolore. Ricordate che verrete valutati, e chi mi porta un cervo maschio adulto riceverà la valutazione migliore. Noi l'abbiamo trovato, anche cacciato, eccetera, eccetera, quindi... A scuola di caccia andavo questa. Era qui se non sbaglio, no? Siamo giusti, sì. Magari ci perdiamo qualcosa. Più che altro le casse con le armi e oggetti vari per poter migliorare. Questi? Morto qualcuno. Agios Perfectus. Agios Athanatos. Eleisonimas. Agios Otheus. Vabbè. Agios. Vai a un funerale. Agios Athanatos. Damosi. Ok. Mappa. Ok. Qualcun altro stava attaccando la Trinità nel buio sotto la cattedrale. Che siano gli immortali di cui mi aveva parlato Sofia. E se sono loro, che ruolo hanno in tutto questo? Quante domande. Ma per ora, provo soltanto sollievo. Jonah è vivo. Avrei dovuto immaginare che sarebbe venuto a cercarmi. E fortunatamente il popolo di Jacob l'ha trovato prima che cadesse nelle mani della Trinità. Non avrei mai voluto che si mettesse in pericolo per me, ma devo ammettere che ora sono felice che sia qui. Più bersagli mantenendo la mira su di essi per un breve periodo di tempo. Quando rilasci le frecce colpiranno più nemici contemporaneamente. I simboli del lucchetto rosso indicano i bersagli agganciati. La posizione dell'indicatore mostra il punto che colpirai. Ok, vabbè. Vediamo sta cosa delle due frecce, potrebbe essere interessante. Per quanto riguarda l'inventario, non posso più migliorare niente, ci vogliono un fottio di robe qua. Sì, tutta pelle di animali che... Al momento non stiamo andando molto a caccia, va bene. Ci rifaremo. John! Hai un aspetto orribile. Grazie. Orribile, ma felice. Avevo ragione, John. Mio padre aveva ragione. La sorgente divina esiste. Io vorrei che fosse qui per vederlo. Sarebbe orgogliosa. Sofia mi ha detto cosa hai fatto per il suo popolo. Lara, lieta di rivederti. Jacob ti sta aspettando nell'osservatorio.
I fondatori di Kitesh erano abili artigiani. Utilizzavano questo posto per guardare l'Atlante. Ecco. John, prova con quelle catene. Ok. Molto faio. Incredibile. Devono averlo usato per pianificare la costruzione della città. Come antichi progetti. Esatto. Tutto si dirama da questo punto. Ciò vuol dire che il centro della città è sotto il lago. Ma qualcosa non va. La cattedrale, dove c'era l'Atlante, è dal lato sbagliato della mappa. Continua a ruotarlo. Stop! Ecco qui. Kitesh non è sotto il lago. È sotto il ghiacciaio. La sorgente divina deve essere lì. E come attraversiamo tutto quel ghiaccio? Aspetta, questo sentiero porta alla città. La cattedrale è qui. E la torre dall'altra parte. Questo significa che l'entrata della città di Kitesh deve essere... qui! L'entrata di Kitesh è qui! Tu lo sapevi? Ma la... lasciaci la reliquia, il mortacci tua. Scusa. Lara. Devi. Non abbiamo molto tempo. La Trinità non ci metterà molto a scoprire dove si trova la sorgente. Ma devo andare a cercare Jonah. Anche a costo di rinunciare alla verità che stai cercando. Hai rischiato la vita per venire con me. L'ho quasi perso una volta. Mai più. Allora vai. Fai quello che devi. Ok, vediamo. Andiamo alla ricerca del nostro collega, che tra l'altro non ha neanche lasciato, se non sbaglio, una cosa. Cioè, la lanciava da sopra e buonanotte. Se John è vivo, sarà rinchiuso nel vecchio gulag sovietico. Non avrei mai voluto rimettere piede in quel luogo orribile. Ma non posso lasciarlo nelle mani della Trinità. Allora dobbiamo insinuarci. Il salvataggio. Resisti. Sofia, mi senti? Lara! Stai bene?
Sì, sono alla vecchia fucina vicino al Gulag. Sto per entrare a cercare John. Conosco il posto. Avevamo nascosto delle armi lì intorno durante il primo attacco alla Trinità. Potrebbero servire. Grazie, Sofia. Ci vediamo quando esco. Tanto vediamo cosa c'è qui. Frecce d'arrampicata a punta larga. Frecce d'arrampicata a punta larga. Le frecce d'arrampicata possono conficcarsi nel legno morbido ed essere utilizzate per gli spostamenti. Prima di scoccare tieni premuto RT per caricare al massimo. Ok. Quindi tipo in zone del gel, ma non credo, perché qui possiamo attaccarci anche per conto nostro. Vabbè, sentiamoci anche questo. Lara, ci siamo. Lara, Lara, rispondimi. L'ultima volta che ti ho vista eri... Cazzo, Lara, dimmi che non sei morta. Dopo la valanga ho sentito qualcosa, un eco in lontananza, ma sono sicuro che fosse la tua voce. Sono sicuro di averla sentita. So che sei sopravvissuta almeno alla valanga. Da allora non ho più sentito niente, ma continuerò a provare. Lo so che mi hai detto di andarmene, di nascondermi in un posto sicuro, ma credevi davvero che ti avrei lasciata qui? Mi conosci, sai che non l'avrei mai fatto. Ok, va bene. Allora, a questo punto, ragazzi, io direi che ci possiamo appostare qui. Ci vediamo con il prossimo appuntamento. Tenteremo il salvataggio. Intanto abbiamo il punto abilitato. Ci sono buone possibilità che lo tengano in vita. Spero solo che John tenga di me finché non lo trovo. Devo riportarlo indietro. Non lo lascerò morire qui. Resisti, John. Ti troverò. Vabbè, andiamo con questo qui della cura più efficace. Va bene ragazzi, allora a questo punto io direi, come detto, che ci possiamo vedere con il prossimo appuntamento con Rise of the Tomb Raider. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Presumo che quello possa servire per... sì, per questi qui, per arrampicarci qui sopra. E poi ci lanciamo lì sopra. Ci può stare, ci può stare. Dai, ci vediamo allora con il prossimo appuntamento. E seguitemi anche sulla pagina Facebook, sul secondo canale. Un saluto a tutti da Quel Taleale.